Buonasera, buonasera, buonasera. Siamo con l'ultimo numero 100 delle storie. Bella, ho visto che è bellissima la recensione dell'Isola di Carta, quindi non aggiungerò, dirò quelle poche cose che io ne ho ricavato. Prima di tutto avevo avuto quasi la tentazione di non prenderlo, perché il numero 100 mi sento un po' ricattato a prenderlo, perché è l'ultimo numero. Il ricatto del collezionista, no? Cioè, oh, non ti prendi l'ultimo numero? Sì, vabbè, me lo sono preso, però mi dà sempre un po' gli addì. Non mi piacciono neanche fumettisticamente. Che capelli, che orecchie, cioè, le orecchie vanno sempre più così con la mascherina. Non mi piacciono gli addì. Quindi, vabbè, poi ci saranno le storie cult da marzo. Caldo, scusate, cult, le storie sono cult. L'avventura non finisce mai, però a un certo punto, cioè, vabbè, è finita questa avventura e tant'è. Io ero un lettore delle storie, non le ho lette tutte 100, ovviamente non ce l'ho tutte, però ne ho lette alcune. Certamente comprerò le storie cult, quelle che non ho letto, immagino, non so in base a quale. Spero che non ripubblichino quelle che ho già, se no è tempo perso. Alcune sono molto belle, altre un pochino più così. La 99 non era eccezionalissima, bellina, ma insomma, secondo me è stata, dovendo finire al 100, cioè questa ossessione dei numeri, dovendo finire al 100, che il 100, il collezionista vuole il 100, se finisce a 101 che succede? Niente. O se finisce a 99 che succede? Niente, però il collezionista c'ha 99, insomma, gli sono brutto avere 99, o è 101, e quindi dovevamo finire 100. Secondo me la storia del 99, se durava due numeri, fatta due numeri, era un po' meglio, anche a costo di finire a 101, poi c'era la carica di 101, no? Quindi si poteva finire anche a 101. E va bene, quindi non mi piacciono gli addii. E quindi questo è certamente un addio. Qui si vola altissimo, ma si vola proprio alto, alto, alto. Per intanto chiudo, mo che me frega. Insomma, guardate questa storia, la leggiate, la comprate perché è 100 e quindi faccio un po' quello che mi pare. Questa è un po' la filosofia finale di partita, testo contro, Gianmaria contro, disegni Massimo Cipriani, Tommaso Bianchi, Max Bertolini e Paolo Raffaele. Lettering Valentina Peirano. È una, vabbè, copertina bellissima sempre di Aldo Di Gennaro. Non avremo pure copertine di Aldo Di Gennaro. Abbiamo letto delle belle storie ambientate a Hollywood. Hollywood Land è una bellissima storia, mi è piaciuta tanto. Mi dispiace che non avrò più questa scelta in edicola, quindi alla fine ci infognieremo tutti su Zago, Tex, no, vabbè, Tex, ne ho anche parlato. Ovviamente questo è un fumetto. Allora, qui ovviamente c'è il meccanismo narrativo, non so se si ricollega alla scuola Holden, insomma, è ovvio che se io scrivo un libro, un po' lo scrivo come mi pare, lo faccio un po' come mi pare, ci metto il tempo che mi pare, sì, certo, ma se io sono uno sceneggiatore di fumetti, il come mi pare diventa un po' meno come mi pare, perché è ovvio che l'editore vuole. Non una storia al mese come Max Bunch, cioè Max Bunch è Dio, nel senso che riesce a fare una storia al mese. Poi ci possiamo lamentare delle storie di Max Bunch, ma ha fatto più di 600 storie di fila di Alan Ford, tutti i mesi, eh? Non tutti regolano i ritmi di Max Bunch, quindi, però è ovvio che quando l'editore ha bisogno di una storia, tu gliela devi fare. Alcune ti vengono un po' meglio, altre ti vengono un po' peggio, è come il tema, il compito in classe. Potremmo, io domani, se ho un compito in classe, lo studente non deve fare il compito in classe. E dice, ma io oggi non c'ho l'ispirazione. Non sono ispirato, professore. No, la musa non mi sovviene. E dice, ma lo devi fare perché non sa da fare. E così è lo sceneggiatore, che è un po' come lo studente. E quindi lo deve fare il suo compito perché l'editore lo paga. Poi qui entreremo sui diritti d'autore. Perché vabbè, vabbè. E l'editore ovviamente chiede un prodotto che poi diventa parte della collana, eccetera, eccetera, entra a far parte della casa editrice, eccetera, eccetera. Quindi lo sceneggiatore pur è uno scrittore minore, cioè minore, è uno scrittore che deve lavorare quando,
anche se non avesse l'ispirazione, deve mettersi lì a scrivere. Quindi ci devono essere un po' delle tecniche narrative. È ovvio che le storie, insomma, chi fa sceneggiatura di Tex, di Zago, deve avere una tecnica narrativa, nel senso, se il personaggio è collaudato, cioè Zago, beh, Zago è anche lì, siamo fantastici perché Bonelli l'ha fatto combattere con i marziani. Sì, in effetti ci può anche entrare con Flash Gordon, stavo pensando, se ha incontrato i marziani, perché non può incontrare Flash Gordon? È di certo l'eroe più eclettico della Bonelli. Ha incontrato i marziani, Ebbing e tutto, Zago, i vampiri. Zago. Però, diciamo, Tex Willer sa sempre un po' quelle avventure lì nel Far West. Sono sempre lì collaudate. Insomma, quando noi leggiamo un fumetto, la trama, il lettore abituale, la trama un po' l'orecchia. Nel senso, dopo due o tre pagine, secondo me, un lettore cronico di fumetti come me, dopo due o tre pagine, capisce dove va. È un gioco tra l'autore e lo sceneggiatore e il lettore. Perché sto dicendo tutto questo? Quindi è ovvio che lo sceneggiatore, questa rotella, questo meccanismo, richiama Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, si inizia la citazione, mica da ridere. Marcel Duchamp qui con Beckett, Marcel Duchamp, qui si cita Marcel Duchamp perché non so quanti lettori di fumetti mastichino le avanguardie del Novecento francese. Cioè, qui inizia una partita a scacchi che potrebbe il gioco degli scacchi come Calvino, Liso di Carta ha citato Se una notte d'inverno ho viaggiato, ma c'è un altro libro di Calvino. Il giardino dei destini incrociati, qualcosa simile, dove si gioca con le carte dei tarocchi, insomma, dove ci sono i tarocchi, cioè ogni carta corrisponde a una storia. È un libro, anche quello molto bello, di Calvino. Qui con gli scacchi, ovviamente, le pedine sono l'allegoria dei pezzi, delle storie che uno, sempre con gli stessi pezzi, si cita ovviamente Vladimir proprio, la morfologia della fiaba, dove ci sono le funzioni che vengono citate qui nel libro. Cioè, in effetti la fiaba, chi insegna italiano letteratura lo sa, la fiaba ha personaggi fissi, cioè l'eroe, l'antagonista, l'aiutante magico, eccetera. Molti film, quelli scadenti, diciamo, perché ci sono film e film, quelli scadenti ripropongono pari pari il meccanismo della fiaba. L'eroe, l'antagonista, Tex, Batman, Batman contro il gioco, vince Batman, lieto fine. Questa è la. Naturalmente ci sono i geni come Sergio Leone che fece il bello, e sì, il bello, il buono, il brutto e il cattivo. Come dire, ma scusate, ma stiamo qui con queste menate, il buono e il cattivo, pam pam, e io ci metto anche il brutto. Che c'entra nella morfologia delle funzioni di proprio? Il brutto non c'è. Ce l'ha infilato Sergio Leone per dire, vabbè ragazzi, cerchiamo un po' di uscire da questa logica meccanica, perché ovviamente raccontare meccanica è esattamente il meccanismo della fiaba che si dilata e diventa storia. Quindi lo sceneggiatore ha i suoi trucchetti che usa, questo vuol dire. Qui si cita Marcel Duchamp e Beckett, autore un po' noioso, quindi si vola. Qui mi ha riportato onestamente ai ricordi della mia ingiovinezza, di giovinezza, ormai infanzia, quando studiavo all'Università di Siena, letteratura francese contemporanea, surrealismo, dadaismo, eccetera. Chi è Marcel Duchamp? Marcel Duchamp è stato uno dei padri, iniziato col dadaismo, con quello, cioè i baffi alla Gioconda, il primo che mise, no? Mise i baffi alla Gioconda fu lui, quello che appunto decontestualizza un'opera d'arte antica, ovviamente su una fotografia, ovviamente della Gioconda, oppure prende degli oggetti di vita quotidiana come i famosi orinatoi, cioè dove si fa la pipì, e li rovesciò e li chiamò Fontana di Parigi, insomma, oppure quindi tra dadaismo, inizi del secolo del Novecento. Quindi è uno dei personaggi più inquietanti, più strani, non tanto per le opere, proprio come personaggio affascinante. A un certo punto si cambiò, come Pessoa si cercò un alter ego, come Rossi e Lavie, quindi si faceva delle fotografie femminili in cui si firmava Rossi e Lavie, come Pessoa cercava gli eteronimi. Ora in questo fumetto si vola molto alto, ve lo dico subito, quindi Marcel Duchamp, Beckett, eccetera, quindi
Ma io non ho letto l'enciclopedia prima di leggere il fumetto. Vabbè, è il tema della narrativa, nel senso delle storie, come la storia infinita, tutte le storie che la storia inizia un'altra e si racconta, o le mille e una notte, sono sempre lì. Le storie, da una storia nasce un'altra storia, eccetera, eccetera. Le mille e una notte è lo schema narrativo dall'età dei tempi, dei tempi. Quindi si inizia con Duchamp. Gli ultimi numeri è ovvio che sono citazioni. Qui c'è il cameriere, no? Con questa rotellina, no? Rotellina che implica sempre il meccanismo narrativo come gli scacchi. Cioè, il concetto è molto semplice, gli scacchi sono sempre gli stessi, la regina muove in tutti i lati, il cavallo fa così, ma le partite sono infinite, quindi con gli stessi pezzi, come con le funzioni di prop, gli scacchi posso fare infinite partite. Ma cercavo alla fine, è proprio Ora non entrerò molto nelle storie, sono 4-5 storie, 100 piccole storie. Quindi mi sembra anche che Manganelli fece un libro, 100 piccole storie, insomma, 100 piccoli racconti, eccetera. 100 Little Story, mi sembra che sia quasi Manganelli, ma insomma, non mi ricordo la più. Però nell'ultima parte, questo è proprio Marcel Duchamp, questo è proprio un ritratto di Marcel Duchamp e Thomas Becket, che sì, durante la guerra, insomma, stettero in questo paesino della Francia. E ci si chiede che si saranno detti, ma forse non si sono detti niente, forse si sono detti, ma che fai? Ma mi sa che ci sta, ma viene a piovere. Non è che i grandi geni parlano sempre, parlano anche di cose normali, ecco, non è che stanno. Ma se diciamo a fare la spesa, diciamo, come sarà la cucina francese? No, vado a fare la spesa, cioè, spero di trovare dei broccoli e delle verdure. Cioè, anche i geni dicono frasi banali. Non è che uno perché è genio deve dire oh, cioè, non è che uno è come Platone esce o il senso della vita mentre va a fare la spesa, il senso della vita. Certo, si hanno fatto dei discorsi su qua e non sappiamo niente. Ma se non li hanno tramandati, forse non valeva la pena. Ora qui smonto tutto. Quindi in questa partita a scacchi con Marcel Duchamp e Thomas Beck, insomma, Thomas Beck bello peso, quindi sì, è un ci sono una serie di storie. Il narratore, i suoi fantasmi, eccetera, eccetera. Si parte una serie di storie collegate tra loro di fantascienza, una di fantascienza, una western, una avventura nella giungla, insomma, tipo potrebbe essere, ma non so, cioè richiamo ovviamente. Ovviamente i disegni sono, ognuno ha fatto una piccola storia che si collega a un'altra, un po' come Le mille e una notte o La storia infinita. Senso. Vedete, c'è sempre questo specchio, questa rotella che manda. Vabbè, racconto di horror, di fantasmi, Nathan Never, nello spazio. Disegni molto belli, ecco, voglio dire. No? Comprate quest'album anche solo per i disegni. Una storia western. Una storia tipo Mister No nella giungla, qualcosa di simile, ma forse, vabbè, avventura nell'Amazzonia, ma non so se Amazzonia, no, siamo in Africa o da qualche altra parte, e poi si ritorna alla macchina da scrivere, sono le 20 tasti, come della tastiera, non so quanti, 22, quanti sono, da questi tasti si trae, ovviamente, infinite storie. E poi si chiude con Duchamp e poi qui si cita un'autrice famosa, non so, tipo il romanzo commerciale, insomma, tutto quello che le storie. Non so che dirvi, ecco, io ero veramente tentato di non prenderlo perché è un po' un ricatto sentimentale, insomma, mi fai prendere il numero 100, poi mi chiudi e dici, vabbè, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato. È una sconfitta per il fumetto, è una sconfitta per noi lettori, insomma, che alla fine
veniamo privati di qualcosa che nel bene o nel male è una scelta in più, quindi l'elemento consolatorio non mi va bene, nel senso alla fine non, sì, c'è l'elemento consolatorio e va bene, ci sarà a caso, però è qualcosa che non ci sarà più, quindi questa qualcosa che non ci sarà più a me dà fastidio, pur con tutto il fumetto bello che è stupendo, però io il prossimo mese non ce l'avrò più questo, cioè non ce l'avrò più, non ci sarà più un'altra storia. Quindi ovviamente tutta anche l'introduzione. Va bene. Era un esperimento bonelliano alternativo. Certo, Duchamp, chi si legge, cioè qui hanno già tirato alto perché tanto è l'ultimo numero 100, ti posso, allora qui ti do lo schiaffo in faccia al lettore, diciamo così. Il gesto dadaista surrealista, no? Futurista. Lo schiaffo in faccia, la provocazione al lettore, tu mi compri quel numero perché tanto è il numero 100 e so che me lo compri perché è l'ultimo numero e quindi io lo venderò, ma tanto è l'ultimo, che mi frega, io ti metto in, ti fo un fumetto su Marcel Duchamp. E se te lettore sei non particolarmente addentro alle avanguardie del Novecento, affari tuoi, tanto lo compri lo stesso. E io ti provoco, sì, però è una provocazione che io l'accetto, però alla fine dei salmi che resta? Ci resta l'amaro in bocca che storie chiude e che a me dispiace. Mi dispiace perché erano storie come Hollywood, anche l'ultima che ho letto, che ovviamente erano un altro tipo di fumetto, era un modo di far fumetto un po' meno seriale, un po' meno. Perché qua tutte le storie seriali alla fine a un certo punto si stancano, cioè. Persino Samuel Sterk segue, però dopo 100 numeri ci avrà dei momenti di stanchezza. È naturale, è fisiologico nel fumetto seriale. Un fumetto che con lo stesso eroe che esce tutti i mesi, la stanchezza narrativa arriva per forza. Non è qualcosa, è una legge matematica, fisica, come la legge di gravità. Quindi sono un po' deluso, deluso, ma non per colpa loro, per carità. È ovvio, le vendite saranno state, cioè, se si, cioè, diciamoci la verità. Se si chiude una testata è perché le vendite non sono granché, questo è quanto, quindi non è che c'è un motivo misterioso, metafisico, chiudo perché come Rimbaud dice no, non faccio più poesia perché vado in Africa e l'avventure, no, chiudo perché non c'ho vendite, quindi è molto così, diciamocelo tranquillamente, nel senso questo è il motivo, quindi io rimango un po' triste e deluso e questa delusione la esprimo sul video, su faccio i complimenti, complimentissimi agli autori delle storie, però come autore mi sento leggermente, diciamo, tradito, ma tradito non da loro, tradito insomma dall'editoria, diciamo così, perché è qualcosa che io non ce l'ho più in edicola, quindi vabbè, mi consolate con Marcel Duchamp e Duchamp e l'Avanguardia. Io mi consolo, un bellissimo albo, però mese prossimo non c'è più. Da marzo, chiudo sto pipponcione, da marzo 2021 ci saranno le storie calde, e vabbè, le ristampe, credo sia questo il concetto, storie calde, e vabbè, prenderemo anche queste. Non vi ho detto neanche di quest'albo, ho detto, io lo dico, lo ripeto, ero quasi incerto di non prenderlo, perché appunto gli addii mi sanno sempre un po' di retorica, ecco, diciamo, sì, siamo stati belli, non abbiamo avuto successo, e vabbè. Però la morale della favola è che alla fine, il mese prossimo, non ci sarà più in edicola le storie. Tutto qui. Ed è questo, è veramente questo volume importante perché ci dimostra che si può fare fumetto, che il fumetto è un contenitore, quindi io ci posso mettere Topolino e Paperino e ci posso mettere Marcel Duchamp. Nessuno mi vieta di metterci Marcel Duchamp dentro. Marcel Duchamp, le avanguardie. Le fontane di Parigi, l'oggetto quotidiano che diventa opera d'arte, Manzoni che firmava la sua cacca, merda d'autore, eh sì, è tutto un discorso che qui si può fare anche nel fumetto questi discorsi, si può volare alto. È ovvio che le vendite poi il lettore vuole, cioè è ovvio che muore, è sempre, però voglio dire, il mezzo fumetto può fare tutto, questo è quello, cioè questo numero, amici, incavolo, perché io veramente non vi ci voglio incavolare, no, non mi ci voglio incavolare perché c'è chi recensisce libri e chi fa fumetti. E le due cose sembrano opposte, i fumetti sono un gioco, una cosa così. Sì, è vero, 99% è così, ma il fumetto è un mezzo.
è come YouTube e la televisione. Io seguo degli YouTuber che parlano latino su YouTube. E funziona YouTube, non è che lo YouTube appena sente uno che parla latino, oh, comincia a gracchiare. Non gliene frega niente al mezzo meccanico, cioè il mezzo è meccanico. Tu puoi parlare di Fortnite o del vestitino che si è comprato ieri da Prada, oppure puoi parlare di Marcel Duchamp, cioè il mezzo è meccanico. Lo stesso è il fumetto, quindi ora mi sto un po'. E quindi si può fare. Questo mi nasce un'immensa amarezza perché, come dire, guarda, si potrebbe fare altre cose belle, importanti, ma non si possono fare per motivi di mercato. E questo è quanto. Il fumetto è sì un genere di evasione, ma è anche un genere in cui si può fare anche filosofia, si può fare tutto. Cioè, il fumetto è un mezzo, è un pezzo di carta. Il pezzo di carta io ci scrivo quello che mi pare, ci scrivo la lista della spesa e la poesia di Baudelaire. Il pezzo di carta rimane uguale. Non è che il pezzo di carta si ribella se ci scrivo invece di scriverci la lista della spesa, ci scrivo la sottise le pesce, la designo, chi ne spie e travaglio. Non si ribella, che gli frega il pezzo di carta cosa ci scrivo io. Va bene, finito qui perché ora mi sono un po'. Insomma, lasciato prendere dall'impeto. Vabbè, storia, prendetelo perché vale la pena. Cioè, ma, primo fumetto nella mia vita che leggo che c'è Marcel Duchamp. Sono 21 minuti, però è la fine delle storie. Quindi mi ci sono infervorato. Va bene.